Colpo grasso, la ricetta della settimana a cura della dottoressa Silvia Di Tiglio. Bentornati ad un nuovo appuntamento con la dietista Silvia Di Tiglio. Silvia, buongiorno. Buongiorno Luca, buongiorno a tutti. Allora Silvia, devo dirti una cosa. Martedì scorso ho preparato la tua spinacina light e devo dire che mi sono sentito molto più light. Beh, immaginavo. Dire che è comunque una ricetta gustosa e leggera. Sì, hai detto bene, una ricetta gustosa, leggera, ma soprattutto gustosa. Ecco, i cornflakes non li avevo mai utilizzati, mi hai fatto scoprire una cosa nuova, ma dobbiamo dirlo, ogni settimana scopriamo qualcosa di nuovo. E allora, arriviamo a questa settimana, cosa ci fai scoprire, cosa ci fai mangiare questa settimana? Allora, questa settimana vorrei proporvi dei crackers diversi dal solito, perché sono realizzati interamente con semi oleosi, quindi senza farina, e profumati con un po' di rosmarino tritato. Allora, per questa ricetta dobbiamo per prima cosa frullare finemente 100 g di semi di lino nel tritatutto, poi li versiamo in una ciotola con 150 ml di acqua, mescoliamo e lasciamo riposare per 15 minuti fino a quando si sarà formato un composto gelatinoso. Nel frattempo tritiamo grossolanamente 100 g di semi di zucca e 100 g di semi di girasole, li trasferiamo in una ciotola e uniamo anche 100 g di semi di sesamo e 20 g di semi di chia o papavero a piacere. Un cucchiaino di rosmarino tritato, un pizzico di sale e amalgamiamo bene il tutto. Successivamente aggiungiamo anche il composto a base di semi di lino, mescoliamo per bene nuovamente in modo da amalgamare bene il gel che si è creato con i semi di lino al resto degli ingredienti. Foderiamo così una teglia con carta forno di diametro 22x30 più o meno, e versiamo l'impasto dei semi distribuendo uno strato uniforme, aiutandoci magari con una spatola in silicone, livellando bene la superficie, e inforniamo a 170 gradi per 20 minuti. Successivamente sforniamo, rovesciamo la lastra di semi su un tagliere e con un coltello tagliamo dei rettangoli per formare i nostri crackers. Li trasferiamo nuovamente in teglia, però questa volta girandoli con la base verso l'alto, e inforniamo nuovamente per altri 25 minuti. Una volta cotti, sformiamo e trasferiamo i crackers su una gratella a raffreddare. Bene Silvia, una ricetta molto interessante e direi anche facile da realizzare, ma tutti questi semi dove possiamo trovarli? Allora, tutti questi semi si trovano sempre al supermercato, ma anche nei negozi biologici, li troviamo accanto sempre alla frutta secca, che generalmente è quella più gettonata, ma in realtà ci dimentichiamo di questi semi oleosi, che fondamentalmente sono altrettanto importanti perché sono una vera miniera di sostanze. E posso dire che il termine oleosi indica proprio il loro alto contenuto lipidico, quindi magari uno pensa, ah, ma allora sono grassi. Sì, però si parla di grassi insaturi e quindi migliori e meno dannosi nutrizionalmente parlando. In particolare contengono omega 3 e omega 6, che sono acidi grassi essenziali per l'organismo. Cosa significa essenziali? Che da solo non è in grado di produrli, per cui dobbiamo inserirli noi con l'alimentazione, e aiutano concretamente ad abbassare il rischio di malattie cardiovascolari fungendo da spazzini delle arterie. Altro pregio fondamentale è che posseggono sali minerali e oligoelementi come magnesio, potassio, fosforo, selenio, zinco, di cui spesso siamo carenti, specie se non variamo e ampliamo la nostra solita alimentazione. Per cui una manciata di semi oleosi al giorno, tutti i giorni, ci aiuta a non dover ricorrere necessariamente ad integratori alimentari, ma possiamo farlo in modo sano e gustoso. Altro aspetto importante è che contengono molte proteine, ma di natura vegetale, e quindi abbatte il rischio di portare con sé colesterolo cattivo. Per questo motivo rientrano i semi oleosi nel menù abituale sia di vegetariani che vegani. E inoltre li consiglio molto anche per gli sportivi, appunto perché sono una vera miniera di elettroliti e di proteine, e oltretutto, essendo ricchi di fibre, sono molto utili anche per la regolarità intestinale. Silvia, ma mi viene un dubbio, visto che non c'è la farina all'interno di questa ricetta, come possono compattarsi questi crackers senza appunto la farina?
Allora, il segreto che permette di ottenere dei crackers compatti e croccanti sono proprio i semi di lino, che una volta frullati, quindi il passaggio fondamentale è proprio quello iniziale di cui parlavamo prima, perché una volta frullati e mescolati con l'acqua formano un composto gelatinoso che amalgama e tiene insieme i semi sia prima sia dopo la cottura. Quello che posso raccomandarvi però è che una volta sfornati vanno trasferiti immediatamente su una gratella per dolci a raffreddare, perché tenendoli su un piatto la base potrebbe fare condensa e bagnarsi, quindi facendo diventare molli i nostri crackers, per cui lasciamoli raffreddare subito su una gratella. E da un punto di vista nutrizionale, Silvia, quanti crackers di questo tipo possiamo mangiare giornalmente? Allora, diciamo che ovviamente dipende anche dalla grandezza che creiamo del nostro crackers, quindi dipende molto dalla grandezza, però indicativamente dai 20 ai 30 grammi al giorno, quindi può essere anche un solo crackers, lo facciamo bello grande, è sufficiente. Grazie Silvia, mi metterò subito all'opera per preparare questi crackers ai semi, visto che mi hai veramente tanto incuriosito. Noi ci sentiamo settimana prossima con una nuova ricetta insieme a te, della nostra dietista Silvia Di Tiglio. Allora ti saluto e ti mando un caloroso abbraccio. Ciao Silvia. Ciao Luca, grazie. Colpo grasso, la ricetta della settimana a cura della dottoressa Silvia Di Tiglio.